E tu, hai mai pensato di condurre un programma? 100 candidati, un palcoscenico, un microfono, 120 secondi per dimostrare il proprio talento. E quando la luce diventa rossa, stoppa l'esibizione. È sempre giorno al New Excel Sporting Club di Roma e il TNE va avanti senza sosta. In piscina il caldo inizia a farsi sentire e tra balletti improvvisati e look che iniziano ad adeguarsi alla temperatura, la festa continua. In sala casting invece qualcuno si è messo al timone di un noto reality. Vai Beatrice, sentiti libera di sognare. Benvenuti all'Isola dei Famosi 2022, liberi di sognare. Siamo qui alla finale, attesissima perché è stata l'isola più lunga di tutto l'anno, di tutti gli anni di questo programma, e voglio ringraziare principalmente due persone che sono state con me al timone. La prima persona è Vladimir Luxuria e la seconda persona è Nicola Savino. Ma detto tutto questo, non perdiamo altro tempo perché andiamo a vedere cosa è successo nell'ultima settimana ai nostri naufraghi. Prego regia, mandiamo la clip dell'ultima settimana dei nostri naufraghi. Alvin, tutto bene? Perché ho saputo che Maria Laura purtroppo ha avuto un problema al piede e volevo capire se si è risolto. Sì, l'abbiamo tagliato. Direttamente? Perfetto, non è, cioè, tanto era nomination, quindi. Oddio, mamma! Perdonami, ho una risata contagiosa. No, scusami però. Cioè, non è che è un picnic qui, devi fare un provino, non siamo neanche a Ibiza, cosa sta succedendo? Non capisco. Lo so, ma se non mangio mi rovino il curriculum. Cioè, io minimo 95-96 kg, se no. No, ho capito, eri lì spiaggiato, sembravi dal panettiere. Sì, lo so. E che altri 2 minuti di sole divento Carlo Conti, quanto mi abbronzo. Cioè, questo è sudore, non è piscina, questo è sudore mio. Ma dato che ti vedo molto spigliato, mi piace molto il tuo carisma, ma cosa porterai sul palco? Improvviserò, è quello che mi viene in mente da dire, dico. Un pezzettino, dai. Ciao a tutti, sono Fabrizio Croce, per gli amici Fabrizione. Vengo da Riccia, patria della porchetta. Lo so che non si nota, lo so, non si nota, sono un falso magro. Tanti infatti mi chiedono di andare su OnlyFans proprio per il fisico, ma non lo faccio, rimango umile. La mia parola che ho esclamato è stata carbonara. Nasco come tutti voi da una mamma, quindi comunque anche io sono normale, non dalla cicogna. Sono venuto qui, dici, che sei venuto a fare? Sono qui per divertirmi innanzitutto. Non volevo portarvi un monologo comico, magari dove facevo battute, tipo a una pecorella che ha partorito ha fatto un bebè. Potevo farvi una pubblicità, vuoi fare il ballerino ma ti manca una gamba? Vieni a scuola di tip. Ma no, ma non faccio nemmeno questa. Potevo cantare una canzone, ma non mi va di cantare la canzone, tipo amore, non mi provocare. No, perché poi quando provoco si arrabbia. L'altro giorno l'ho chiamato e ho detto amore, sono dal veterinario. Dice perché, cos'hai? Vabbè, lasciamo stare. Ma quindi sono qui per divertirmi e presentarmi come Fabrizione o Fabrizio Croce, come volete voi, perché mi piace divertirmi, mi piace parlare con le persone. Sono una persona solare, un giorno senza un sorriso è un giorno perso. Non è normale essere un folle, ma solo un folle pensa di essere normale. Ma perché dovremmo scegliere te? Ah, lo state chiedendo anche voi, eh? Non lo so. Mamma, non mi vuoi chiamare pure adesso? Sì, al provino, sì. Sì, te l'ho messa sul tavolo. Mamma, per favore accendi una candela, ti prego, ci tengo tanto. Ok. Sì, ciao. Cazzo. Buonasera e benvenuti a Share Art Station, la stazione dei fuoriclasse. Ma attenzione, perché nella mia stazione c'è un modo diverso di vidimare il biglietto. Tu sai, no, quando vai in stazione come si vidima il biglietto? Come fate voi? Lo timbrate, cioè lo mettete nella macchinetta e si vidima la data. No, da me non funziona così. Io do il biglietto all'artista e l'artista lo deve girare.
dietro c'è una frase, ogni volta un po' piccantina, un po' scottante, dipende dall'artista. Diciamo che, detto tra noi, me la studio. Però c'è una cosa che voglio dirvi oggi, che è l'ennesimo segnale di questa giornata meravigliosa e lo voglio ringraziare. Io faccio questo perché mio papà era un capotreno. È finito a dicembre e adesso voglio essere io stessa capotreno di questo meraviglioso treno di artisti e voglio portarli tutti con me. Ed ecco perché oggi sono qua per voi. Che fate? Venite in stazione? Ti vorrei chiedere, se tu oggi dovessi parlare per l'ultima volta ad una persona, quale sceglieresti? Tu mi fai piangere ora. L'ho letto negli occhi perché sono molto sensibile. Ecco, sicuramente a mia sorella. Che cosa le diresti? No, dai, mi fai piangere, non ce la faccio. No, non ci riesco, mi viene da piangere. No, non ci... Quanto è bella, sei emozionata! Sei ancora più bella! Allora, io porto, diciamo, un mio pezzo, riesco a fare quasi tutti i dialetti, anche i dialetti di altre lingue, quindi così, insomma. E partiamo dal milanese, capito? Quando vengo da Milano mi vado a fare subito un'ape, poi andiamo verso la Toscana, o via, andiamo a mangiare un prodotto che è buono. E poi, che ne so... Potete anche voi interagire, mi dite un dialetto, io ve lo faccio, quindi tranquilli. Umbro. Allora, umbro dipende dove, se vuoi Terni. Umbro è... Sta capì in certo punto, figlio? Ci stanno le cascate, ci vuoi venire pure tu? Ligure. E Ligure? No, però il Ligure mi esce un po' difficile, capì, un po' tipo Gabibbo, quella cosa là. Poi? Aostino. Chi? Della Aosta, della Val d'Aosta. Che parlano un po' di tedesche? Val d'Aosta. Chi le sa ci fa? Poi il napoletano sa ci fa buono. 120 secondi, quando le luci diventano rosse ti fermi, quando sei pronto partiamo. Allora, sarò molto sincero con voi, io non sapevo minimamente cosa portare oggi. Come detto, non sono né un comico né un cantante, sono un semplice studente. Però penso una cosa, che le persone debbano parlare quando conoscono veramente quello di cui stanno parlando. Beh, io sono uno studente, studio scienze enogastronomiche, mi sto per laureare, quindi non potevo che non parlare di cibo. Vorrei sfatare un mito, vorrei che voi vi ricordiate di me ogni volta che mangerete il piatto in questione. Bene, la storia inizia in una qualsiasi casa italiana, a pranzo, a cena, per i più temerari anche a colazione. Pensiamo forse sia il piatto più semplice da preparare, dopo la pasta in bianco, ed è il piatto che più ci rappresenta nel mondo, dopo la pizza, e ovviamente la pasta al pomodoro. Pensiamo sia un piatto 100% italiano, ma in realtà di italiano c'è soltanto la nonna, il papà o la mamma che ce lo prepara. La pasta, molti pensano che provenga dalla Cina, grazie a Marco Polo, in realtà proviene dall'Egitto, Mesopotamia, quella che tanto ci raccontano a scuola. Poi è arrivata in Sicilia grazie agli arabi, e poi si è diffusa in tutta Italia, arrivando soprattutto a Napoli, dando l'aggettivo di mangia maccheroni per eccellenza alla città campana. Forse la storia del pomodoro la conoscete meglio, sapete che è un prodotto americano, come la patata, sapete che l'America è stata scoperta nel 1492, ma sicuramente non sapete che il pomodoro in Italia non verrà utilizzato fino al 1600. Ora mi direte, Lollo, aglio e cipolla sicuramente sono italiani. No, parliamo di Asia centrale. E se io vi dico basilico, voi risponderete Genova. Invece no, India. Però olio e formaggio, quelli sì, sono italiani. Ora, vi ho raccontato questa breve storia, in realtà per far passare un messaggio più profondo. Io vi ho parlato di identità e di radici. Le identità sono ciò che siamo oggi, mentre le radici è ciò che eravamo. O meglio, tutti gli scambi che hanno permesso di far diventare ciò che eravamo quello che siamo oggi. Allora forse ricercare la nostra identità ci può permettere di conoscere gli altri, che poi in fondo tanto altri non sono. Quindi allora smettiamo di giudicare, smettiamo di sentirci superiori, ma iniziamo a ringraziare gli altri, perché senza quegli altri noi non saremmo quelli che siamo oggi. Allora, grazie. È andata molto bene a mio parere, ero leggermente agitato, ma forse per la voglia di fare bene. E sono contento di come è andata, li ho visti molto entusiasti in realtà, anche forse per la storia che ho portato. Quindi nulla, sono contento e ora sicuramente andrò a divertire a fare il bagno perché fa caldissimo. Non fai l'orto? Faccio l'orto, ma faccio anche il bagno e prendo anche uno spritz adesso in realtà. Ok. 3, 2, 1, vai. Senta, la smetta signora Tavernini, la smetta. Il fatto che io viva qui da lei da quasi 2 anni non l'autorizza a sentirsi una mia familiare e neanche ad usare parole così grosse. Guardi, mi bastano già i miei genitori, mi basta quella farisea di mia sorella Giuliana. Non sono tenuta a darle spiegazioni. Oh, io vado a convivere con il ragionierto di Noscarpa, va bene? Sì?
a convivere. No, conviviamo senza sposarci. E non me ne frega niente se lei e le sue care amiche si scandalizzano tanto, guardi. Siamo due persone emancipate. Come mai hai scelto un monologo? Era finito? E io studio, cioè, ho studiato recitazione e danza 6 anni fa, poi per motivi di lavoro e trasferimenti all'estero purtroppo non ho potuto proseguire, sono tornata in Italia ad ottobre e ci sto riprovando. Immaginatevi la scena. Mio nonno seduto nella sua poltrona, io in camera mia, e da sopra le scale io sento Alex, vieni, vado giù, scendo, vedo che c'è mio nonno, è lì che mi guarda, io lo guardo, lui mi guarda, io lo guardo. Voleva cambiare canale ma non riusciva. Cosa ho fatto? Funziona? Sì, adesso va. Ma dai, certo, la tecnologia è proprio particolare. Quando vai a confondere il telecomando della televisione con il joystick della PlayStation, guardate, io adoro mio nonno quando è seduto nella sua bella poltrona in centro alla sala e guarda il suo smartphone lì, clicca, scrolla, clicca, e poi dopo a bassa voce dice: ma adesso condivido il post, salvo la foto, inoltre la mail, condivido l'hashtag mio nonno, 85 anni, l'hashtag, non so cos'è, io lo sa lui. E poi dopo quando usciamo mi cade sul: Alex, ma mi fai fare la foto? Cavolo, sai fare l'hashtag e no, ti devo fare anche la foto. Ce l'abbiamo fatta, è andata da Dio, mi sono divertito, che è la cosa fondamentale. Perfetto, il nonno porterà sicuramente fortuna. Alla grande, sì. Tantissimo. It's a Monday kind of feeling on a Tuesday afternoon. I can hear Wednesday calling, but then Thursday comes too soon. And by Friday I'm ready. Anche questo terzo appuntamento è giunto al termine. E come sempre vi svegliamo i nomi di chi si aggiudica la finale. Fabrizio Croce. Sono stato scelto, non me l'aspettavo. No, me l'aspettavo perché sono simpatico, solare, generoso, buono. Quindi non vedo l'ora di arrivare in finale e divertirmi. Ciao, grazie. Karin Bonucci. Grazie a tutti, gentilissimi, e super felice per avermi scelta. Lorenzo Corsi. Sì, sono stato scelto e sono in realtà felicissimo. Non me l'aspettavo e non vedo l'ora di appunto passare al prossimo turno e dare il meglio di me stesso. Grazie. Rosaria Chiacchierini. E ancora la vostra Rosa a parlarvi. Allora, ci siamo, il capotreno c'è, la stazione pure, il biglietto te lo do io, non ti resta che arrivare in stazione. Grazie a tutti, ciao! Alex Bagnari. Emozione alle stelle veramente, anche perché sono stato l'ultimo ad essere chiamato, quindi proprio l'ansia per tutto il tempo. E ringrazio SDL, ringrazio davvero tutti per questa meravigliosa esperienza e speriamo bene per il percorso. Grazie a tutti. Beatrice Maria Firmano. Benvenuti all'Isola dei Famosi 2022, liberi di sognare. Siamo qui alla finale e andiamo a vedere cosa è successo nell'ultima settimana ai nostri naufraghi. Prego regia, mandiamo la clip. I casting continuano. Ci vediamo alla prossima puntata.